propria terra, ha deciso di tornare in Sicilia e così il primo trombone dell'Orchestra Sinfonica. Ha fatto questo omaggio a noi tutti, per amicizia nei miei confronti e nei confronti di Ignazio. Non era per noi la Valeria Russo. Per me è veramente un gesto di amicizia nei confronti di Emanuele. L'amore verso questa città che è stata sempre parte della mia vita, perché mio papà ha lavorato presso una cooperativa di questa città, quindi io sono cresciuto con bagheria veramente importante nella mia famiglia. Ho scelto questo brano qui perché ho avuto la fortuna di suonare in molti teatri del mondo e credo che l'intermezzo della Cavalleria Rusticana possa essere nominato l'inno della Sicilia, quindi è una melodia che veramente ci rappresenta moltissimo, quindi ho scelto questo. Non mi aspettavo di suonare fuori, quindi perdonate se... Innanzitutto dare il benvenuto a tutti, è un momento importante perché penso che avevamo un debito nei confronti di questa città, avevamo un debito nei confronti di questa comunità
e l'affetto di tante persone che sono venute spontaneamente lo dimostrano in un'iniziativa che poi è bella per la sua semplicità, la scopertura di una targa e l'apertura della cutia. E questo debito consisteva nel recuperare questo spazio, che è uno spazio che ci parla delle radici della nostra comunità e ci parla di una grande artista, di un grande uomo di cultura, di un grande poeta, di un grande scrittore che è stato Ignazio Buttitta. E avevamo anche un altro debito che nel corso di questi 5 anni abbiamo tentato di colmare, che era quello, qua vedo presente il mio amico Nino, di riportare un pezzo della Fondazione Buttitta a Bagheria, e lo abbiamo fatto nel Palazzo Aguglia con una collezione di libri di circa 23.000 volumi, che anche questi inaugureremo prima della fine di questa amministrazione, una promessa che ci siamo fatti, perché riportare la Putia come luogo per la comunità e riportare la Fondazione Buttitta nella comunità che ha dato i Natale di Ignazio Buttitta è un gesto di amore verso tutti noi e verso i bagheresi, e non è certamente un merito politico, ma è un qualcosa che era doveroso. Ecco, abbiamo colmato questo debito per tutti e indipendentemente da tutto. Quando Nara mi ha detto dell'idea della targa, io ho detto la frase, e qui mi fermo perché poi ne parlerete voi, parlerà il sindaco e ne parlerete voi. Ma quella frase è poesia allo stato puro, perché la frase è scritta da tuo nonno a tua nonna, proprio in un locale di questa putia, su un tavolo di questa putia. E quindi c'è in questa frase, questa frase vede racchiuso tutto l'amore possibile per la donna, ma anche per il luogo al quale tutto è iniziato ed è scaturito. Avevamo già aperto la putia per le vie dei tesori, ho visto qua poco fa c'era Agostino D'Amato e lo ringrazio, perché la famiglia tutta ringrazio, perché si era prestata a questo appuntamento ed è stato un luogo che ha destato tantissima curiosità, e l'auspicio che tutti noi dobbiamo trasformare in realtà è che continui ad essere un luogo aperto a tutti coloro che vogliono approfondire la figura di Ignazio Buttitta, e aperto a tutti coloro che vogliono appassionarsi di questo grande uomo di cultura che ci ha onorato di essere bagherese. Quindi siamo noi che ringraziamo voi. Riprendendo un po' quello che ha detto Daniele, intanto vi ringrazio a tutti per la presenza. Una prima inaugurazione della putia c'è stata nel 2010-2011. Adesso noi lo stiamo rifacendo, però io quello che mi auguro è che questo rimanga uno spazio permanente di cultura per la città, perché dobbiamo anche prendere atto che i tanti giovani Ignazio Buttitta non l'hanno conosciuto, probabilmente lo conosceranno attraverso la narrazione che facciamo noi, che fanno i genitori, che fanno i nonni, ma abbiamo bisogno di fare conoscere le nostre radici ai nostri giovani. Bagheria, che è una città di cultura, è un dato scontato. Bagheria per la Via dei Tesori è stata la seconda città più visitata dopo Palermo, e questo è un merito che ha la città. Noi abbiamo però il dovere di raccontare la città, e dobbiamo raccontare la città attraverso la cultura, attraverso gli uomini e le donne di cultura che oggi non sono più presenti con noi, come non lo è Ignazio, ma lo è nella nostra memoria e attraverso i suoi scritti. Ma Bagheria è cultura perché è rappresentata attraverso anche gli uomini di cultura contemporanei: Peppuccio Tornatore, il professore Emiliano Monreale, Nico Bonomolo, Ferdinando Scianda, ma ne potrei citare tanti altri. Allora, noi abbiamo il dovere, secondo me, e questo non può diventare un fatto episodico, di mettere insieme la narrazione della Bagheria che era rispetto alla Bagheria che è oggi, che è una città che di cultura può vivere,
perché si può vivere di cultura contro chi dice invece che la cultura non consente di vivere, ci rende più ricchi e ci fa vivere e ci rende sicuramente più maturi. Allora, questo spazio qui, e io ringrazio la famiglia Buttitta, noi abbiamo voluto con forza che la Fondazione Buttitta ritornasse a Bagheria, perché era un paradosso che la Fondazione Buttitta, che parla di un uomo di Bagheria, non avesse una sede a Bagheria. Così come noi desideriamo, e il Comune prende l'impegno di rendersi compartecipe per il mantenimento di questo bene, che la putia di Ignazio Buttitta, tutti gli uomini e le donne, non soltanto bagheresi, ma anche i turisti che sono in aumento nella nostra città. Basta chiedere a chi ha strutture recettive e chi si occupa di ristorazione. Passando da qui si interroghi su chi era non soltanto Ignazio Buttitta, ma qual è la cultura bagherese. Perché noi, al netto di chi vuole rappresentare una Sicilia in negativo, noi vogliamo raccontare una Sicilia, e Bagheria è una parte fondamentale della cultura bagherese, in positivo. Per fare questo il Comune ha l'obbligo di garantire i servizi, ha l'obbligo di contribuire, ma ha la necessità dei privati, perché soltanto un ente locale poter pensare che può rappresentare e raccontare la propria città nel 2023 non è più possibile. Noi in questi anni abbiamo cercato di aprirci ai privati, alla collaborazione col partenariato pubblico-privato, con quello sano, pulito, legale, che dice di no alla mafia con i fatti concreti, dando posti di lavoro puliti, raccontando le storie della propria città e rappresentando lo Stato all'interno delle regole e delle leggi. Allora, siccome questo è il senso del nostro amministrare, che è un servizio, questa inaugurazione di questa targa deve essere non un punto di arrivo e non un fatto sporadico. Deve essere il percorso che in questi anni abbiamo fatto tutti insieme e che deve continuare nel tempo e consegnare a chi verrà dopo di noi. Perché il rischio concreto molto spesso è che se no quello che noi realizziamo è fine e si inizia e finisce con un'amministrazione. Noi dobbiamo avere la capacità che passeranno i sindaci, passeranno le generazioni, gli assessori, ma la storia di Bagheria è viva, perché è viva sulle nostre gambe, su ognuno di noi, raccontando sicuramente le negatività che ci hanno consentito queste da prendere le distanze dalle negatività e crescere, ma raccontare la bellezza che siamo noi bagheresi, perché chi è bagherese quando va fuori ne è orgoglioso. E allora noi dobbiamo però dare la possibilità ai bagheresi che sono fuori di essere orgogliosi della propria città, rendendola più vivibile e realizzando sempre di più spazi di cultura. E questo lo è, perché basta entrare, parla da solo. Ognuno qui ha un'impressione, un'immagine, un'emozione, un ricordo. Io quando sono entrato qui, quello che ricordo è mio nonno che mi passava a passeggiare sul corso e c'erano i botti di salati messi qua fuori, e uno con la coppola qui. Quindi ognuno di noi poi ha le sue emozioni, le sue sensazioni, che non possiamo perdere. Abbiamo il dovere di viverle e di farle vivere agli altri. Quindi io ringrazio la famiglia Buttitta, ringrazio la Fondazione che ha deciso di ritornare qui ben 3 anni fa, purtroppo il Covid poi non ci ha aiutato, e ringrazio tutti coloro i quali nel loro piccolo hanno contribuito a rendere una bagheria più bella. La dottoressa Scaduto, vedo qui Pietro Pagano, ma vedo i tanti presenti, il professore Schiavo, il professore Monreale, la Lampi, tutti quelli che quotidianamente compongono un puzzle della bagheria, quella bella. Quindi grazie a tutti. Allora, la vuoi leggere?
scrivevo nel soprabottega. Avevo un tavolo fatto con una cassa e quattro legni piedi per sostegno, un lettino e una lampadina elettrica. Mi alzavo alle 5, andavo a letto a mezzanotte. Allora come procediamo? Allora procediamo, dai, entriamo. Siamo, entriamo il restolino, però... Entriamo tutti, Assessore, la scopertura della di questa tarda dedicata a Ignazio Butica, a questa Butia, ha un valore storico importante per Bagheria? Ha un valore molto importante, come ho avuto modo di dire, avevamo un debito nei confronti della nostra comunità e questo debito era quello di riaprire questo spazio, la Butia di Ignazio Butica, uomo di cultura, poeta, scrittore che ha reso certamente lustro alla nostra città. Tante persone, tanti cittadini, ma anche tanta gente fuori ricorda questo spazio. E l'altro debito era quello di riavvicinare a Bagheria la Fondazione Buttitta e lo abbiamo fatto attraverso l'individuazione di un locale, Palazzo Aguglia, dove sarà inaugurata una biblioteca con oltre 20.000 volumi. E quindi pensiamo che la strada sia quella giusta, sia quella di recuperare le nostre radici. Signora Berardi, l'importanza di la scopertura di una targa è un valore storico per Bagheria. Sì, facciamo, vediamo se Flora dice. Allora, Nara. Nara, scusate, sindaco è qua. Iniziamo, eccolo qua. Non abbiamo finito, non abbiamo deciso di iniziare. Dopo la registrazione, senta che
Nino, vado dietro. Buonasera. Non sempre nelle famiglie si coltiva unitariamente il senso della memoria e della propria. La nostra famiglia ha avuto una fortuna, quella di trovarci tutti uniti nelle generazioni intorno alla figura di mio nonno. È vero, mio padre Antonino, a un certo punto del suo percorso di vita, ha voluto istituire lì la Fondazione Ignazio Busutta, di cui io mi onoro attualmente di essere presidente, ma parallelamente a questo sforzo, a questo lavoro, altri componenti della famiglia, in primo luogo mia cugina Nara Bernardi, con la zia, con Salvatore, hanno lavorato faticosamente nella raccolta di memorie, di pezzi di memoria e soprattutto nella salvaguardia di patrimoni che appartenevano a questa storia, a cominciare dalla bottiglia dove oggi ci troviamo, la cui apertura si deve in primo luogo allo sforzo compiuto da, e questo è una cosa che dobbiamo tutti riconoscere. Naturalmente il comune di Bagneria ha contribuito a questa storia, in maniera rapsodica con amministrazioni precedenti e finalmente in maniera sostanziale con la sindacatura di Filippo Tripoli, che è stato il primo sindaco che ha voluto concretamente portare, che è riuscito a portare un pezzo della fondazione a Bagheria, oltre che sostenere, come ha dichiarato, questo percorso della fruizione pubblica della Puglia. E giustamente tanto il sindaco quanto l'assessore Vella hanno ricordato che questo luogo dove ci troviamo è una parte costitutiva della storia collettiva del paese, uno spazio che ha ospitato storie, memorie, persone, dove sono svolti dei fatti che restano impressi nelle memorie e che vanno raccontati e trasferiti alle più giovani generazioni. E cosa meglio di questo luogo, anche con le immagini che lo accompagnano, con le persone che si trovano al suo interno e che sono in grado di narrare, può fare. Ecco, io sono grato da un lato all'amministrazione comunale per averci sostenuto come istituzione, ma sono grato ancor più a mia cugina Nara e a mio fratello Emanuele, senza il cui sostegno né io sarei qui, né la fondazione esisterebbe, né forse mia cugina stessa sarebbe riuscita a portare a completo compimento questo percorso. Emanuele è una persona che lavora ma si fa vedere poco, e oggi abbiamo anche la possibilità di averlo tra di noi, e questa è una grande fortuna, in primo luogo per suo fratello. Grazie. Inviterei l'architetto Dario De Benedictis a dirci due parole sul progetto che ci consente di immaginare il futuro di questo luogo. Sì. Quando mi ha consegnato questi fogli, la prima cosa che ho pensato è che nei progetti di restauro viene rappresentata la concezione del tempo così ben descritta da Sant'Agostino. Perché? Perché nei disegni di un architetto che
cerca di capire i luoghi e ne immagina il restauro, c'è il presente del passato e il presente del futuro. Ecco, di questo vi parlerà ora l'architetto De Benedictis. Sì, sicuramente grazie a Salvatore e tutta la famiglia Buttiglia. Appunto negli ultimi mesi abbiamo studiato la bottega per programmare un intervento di recupero conservativo che potesse mantenere viva tutta la memoria che questo luogo racconta. E quindi il restauro conservativo consisterà nel tenere intatta tutta la memoria e quindi parte da uno studio di quella che adesso è la bottega e programma un intervento che centimetro per centimetro va a riscoprire quello che, che oggi è e quello che un tempo era. Il primo lavoro che si è adesso svolto è stato quello del rilievo, in cui ci sono qui delle tavole che abbiamo intanto stampato per oggi già anche per la volta passata per la prima apertura al Palazzo dei Tesori, proprio come in quanto il rilievo diventa la prima analisi, il primo momento di studio del manufatto. E grazie al rilievo appunto si studiano le cose perché ci si addentra all'interno della materia. E questo serve alla base della programmazione dell'attività del restauro vero e proprio. E quindi appunto stiamo definendo anche con le mestranze, con l'impresa, un progetto di recupero che sarà poi anche legato ad una rifunzionalizzazione che sarà fondamentale per dare vita alla bottega, perché tutti i recuperi sono importanti al recupero anche affiancare una vita all'uomo. Quindi non soltanto mummificare, ma è giusto attualizzarlo e quindi dare anche questa vita. Ed è proprio anche questa la sfida della famiglia Buttitta, anche di Nara, appunto di Nara, di Salvatore, quello di trovare e costruire una progettualità per un futuro, quindi attualizzare questo luogo che è esso stesso una progettualità, è per un progetto di recupero, la cosa più forte, che è la progettualità più forte per questo luogo. Quindi questo è un po' il tutto. Sicuramente appunto la memoria che comunica questo luogo, il progetto lo terrà tutto dentro, quindi con l'idea che gli spazi nella parte anche superiore siano visitabili nella loro purezza e nella loro, in questa sorta di luogo inaspettato dove il poeta si ritirava e costruiva tutto il suo pensiero. Ok, grazie. Allora, adesso ascolteremo una canzone dalla voce di mia madre, cioè di Flora Buttitta. È una canzone tratta dalla Pelle Nova. No, forse ci vede. Allora, potevo leggere? Sì, leggiamo. Permetto. Sì. L'uomo e la natura. Cielo che non hai occhi e manne chiantu, mari che non hai bucca e ti lamenti. Luna che vesti senza viri pantu, terra che non hai sangue e si viventi. Acqua che benedice e non si santo, soli che bruci e non si fuoco ardenti, aria caduna all'uomo, ciato e canto, si ti surgiva d'incia la me mente. Ora ti avvicino, ora ti avvicino,
Allora, adesso il professore Rosario Perricone, direttore del Museo Internazionale delle Marionette di Palermo, vi leggerà l'ultimo inedito che abbiamo scoperto di mio nonno. Cioè, proverò a leggere. Il titolo è Carlo Magno e Orlando. Già l'usuli aveva guidato. C'era scuro e un sividia, ma calanno l'occhio in terra vitt' un uomo che dormia. Era Iddo l'assassino e dormia an sonno un chino. Sol arma un furiato, ma lo corpo un giluduna. Fu macchiare la sua fama e l'onore della corona. C'ammazzallo un tanto d'un stato, Piccucriria era un gran peccato. Scusate, ma non vedo bene, sono un poco mio. Ed infatti la rispicchia, lo fa susire alla ditta e ci dici: tira la spada, sugnucca, ca ti la vannia. Ca, Camilone era un guerriero, ca era, ca uncinetti sutta, in sutta stu cielo. Ci sogno io, a rispusi al monte, e lo portò ad ammazzarlo pure a tia, come un figlio di buttana, pare chista, a chiucca fudda e chiù corpi, gran corpi d'una. Un gran corpo ci d'una di la mirudda. Carlo Magno allora cascon terra e si susiva. E ci d'una un corpo in testa che fu forte e lo già mortivo. Ma un pagano valoroso, puntini puntini perché poi è un inedito, quindi verso all'urbisca spadiava, lo curpeva a tutti i bandi, ci ridava in tali cianchi, nili rini e in tali gambe, di darreri e di davanti, con la forza di un gigante, avveluto Carlo Magno, cafuddava corpa lenti, e la forza ci scavava, culuciato un tali denti. Imperatore cristiano, però, il cielo era lontano. Ma di là passava Orlando e sentisi confortato. Venni qua, ci mise a dire, che non hai forza e sciato. Ma Orlando, a stu discorso, vota gli spalli e torce lo musso. Venni qua, ci torna a dire, che tuo padre un necchio vivo, stu pagano un maledetto, da sua panza fece un crivo. Si non l'ammazzi, chi li domani non si piglia più cristiani. Pace mio, disse Orlando a cuore rotto, ogni lacrima una pietra e una vampa paria tutto. Scippa il lancio a Carlo Magno e gridò, io vivo, sogno, mi vivo, uto sangue. E s'avventa allora contro al monte, come avessi gli spirdi in testa, e li trona dalle mano e intebrazza la tempesta. E in talancia una saitta, ora torta e ora gritta. Cafuddava la disperata, a cussi come venia, alla lama che traseva, alla lama che niscia, e lo sangue che sculava tutti i bagni, tutti i peli, e lo sangue che pistiava. Lo pagano, un nera fissa, e potenza una via assai, stringia i denti e combatteva senza dire manco ai. La via dura da pedazza e pensava, non m'ammazza. U pensava e non s'adduna ca Orlando a morti certa, mpugna a lancia cu d'umano e dubuni si cietta. A dubuni si cietta come un pazzo e o ammazzati o m'ammazzi o t'ammazzo. E la lancia citasio dove dico sina ai rini, e ristò chiantato in terra senza sangue un tarvino. E in ton pugno la dur lindana, una croce e una campana. Disse Orlando, starma è mia,
il ricordo di mio padre. Di mio padre e Luchiancia. Luchiancia e Luchiancia. Mi hanno fatto sudare. Ma io, Nara, credo che devo fare ringraziare il sindaco e quanti, credo che non è stato fatto, ringraziare il sindaco e quanti con lui hanno lavorato a questo evento, ringraziare te, ringraziare mia cugina Nara per averci messo a disposizione questo spazio. Ringraziare il maestro Massimo La Rosa che ci ha fatto questo regalo. Non metto aggettivi perché i giudizi di valore non mi piacciono. I fatti parlano. E ringraziare gli attori e i convitati. Ringraziare tutti voi. Io, sì, Nara mi aveva sollecitato a leggere una poesia, a dire qualcosa. Beh, cosa ho pensato di dire? Ho pensato di riprendere quanto da molti è stato in parte detto. Qual è il senso? Cercare di dire qual è il senso del nostro essere qua, spiegarlo compiutamente, perché molto spesso evochiamo questo: il futuro viene dal passato, il futuro non si costruisce senza passato, la memoria. È bene forse ripeterlo. Allora, dobbiamo spiegare il nostro essere qua. Per spiegare il nostro essere qua oggi, io credo dobbiamo rispondere a due domande. Perché una targa? Cioè, perché la memoria? Perché ricordare? La seconda domanda è: perché un poeta? Cioè, a dire, perché la letteratura? Mi proverò a rispondere alla prima domanda: perché la memoria? Perché una targa? Se è vero, come è vero, che un uomo è ciò che ricorda e come lo ricorda, lo hanno detto per ultimo nel Novecento Borges e Gabriel García Márquez, ultimi, qualcuno crede, non primi, non voglio andare troppo lontano, ma già Omero, o meglio l'Odissea, lo spiega, perché a molti sfugge un passaggio. Ulisse si torna a Itaca e si fa riconoscere per la carne, mostra la cicatrice e chi lo deve riconoscere lo riconosce come Ulisse. Ma quando si presenta a Penelope, Penelope vede la cicatrice, ma non si ferma, non lo riconosce. Lei sa che quello è Ulisse in carne e ossa, ma ordisce l'inganno del talamo nuziale. Dice alle serve di spostare il letto per quello che sembrerebbe suo marito. Ulisse risponde: il letto l'ho scolpito io sulle radici di un olivo secolare e su queste radici ho costruito la camera nuziale. A quel punto Penelope sa che quello è Ulisse. Cosa ci dice il poeta? Il poeta ci dice che l'uomo è la sua memoria. Ulisse viene riconosciuto da Penelope perché Ulisse ricorda.
allora sì che lei cade in ginocchio davanti al marito. Allora sì, lei sa che quello è Ulisse. Ecco il valore della memoria, di ricordare. Un uomo è ciò che ricorda. Ecco perché noi dobbiamo lavorare per la memoria, anche attraverso questi riconoscimenti per coloro che passano, per coloro che riconoscono, possono riconoscere della propria storia, possono riconoscersi, riconoscendosi nella propria storia, riconoscono se stessi. Un uomo è la sua memoria. La seconda domanda, se non ho parlato troppo, è che è il perché un poeta, perché la letteratura? La letteratura perché la letteratura è la prima scienza dell'uomo. Che cosa servono la matematica e la chimica e l'immediata comprensione? Sono strumenti di analisi della materia, della realtà, strumenti per modificarla, strumenti per agirla, la matematica e la chimica come altre scienze, e la letteratura. La letteratura ci spiega come è fatto l'essere umano. Se non abbiamo letto Shakespeare, se non abbiamo letto i tragediografi greci, noi non abbiamo una precisa visione di noi stessi. Noi, in quelle storie, perché poi la letteratura, che sia teatro, poesia o prosa, sono storie, storie. Anche Mi illumino d'immenso è la storia di un uomo che a un certo punto... Storie nelle quali noi vediamo rappresentate le ragioni e i sentimenti degli uomini. Le nostre ragioni e i nostri sentimenti. Come possiamo comprendere il bene, il rapporto fra padre e figli senza aver letto Relia? O capire cos'è la gelosia se non abbiamo letto Lutero? O comprendere il conflitto che ogni uomo vive tra le ragioni del sangue e le ragioni della socialità, altri dicono tra la legge di Dio, degli dèi, e quella dello Stato, se non abbiamo letto l'Antigone. Questa è la letteratura, è la prima scienza dell'uomo. Noi ci comprendiamo meglio. Questo è l'insegnamento che mi è venuto da mio padre, questo è quello che ho imparato. Io nella letteratura mi sono riconosciuto, nella letteratura mi sono compreso, attraverso la letteratura ho compreso, ho cercato di comprendere le ragioni e i sentimenti delle persone che mi stanno accanto. Grazie. Io devo leggere una ulteriore poesia. Io ho problemi di vista. Sillabario d'amore. Stanotte, mentre scrivo, è come se stasse per morire. E mi confessasse con me stesso per seppellire nel tempo. È un testamento che lascio all'omene d'oggi, che arrancano oscuro e con l'amore in croce tocata a letto dell'occhio. Non è la vecchiaia che mi soprania, è manco la morte che mi assicura, che mi scinge a fallo. Se fosse idda, fa parte della vita. Se spartono un sonno, sono l'erba, l'arba o famoso. Se fossi io, l'aspettasse a testa a corsa.
non è amore, è l'allavanco di me sogno. Il poeta popolare che davano mele e succavano fede, in tuo cuore dell'uomo ne sudate, una montata in cima, già pia, cielo notte. È un tradimento, se è vero, che la storia fanno l'uomo, e non a caso, è a fortuna, e ne a grazia caduta d'uccello. Non le conosce più l'uomo, spirte assecutate sono, macchine parlanti, pupe di nebbia sono, persero usando, persero la voce, antisa, l'occhio per scantare, i mano e i braccia per scincere e basare. Non hanno niente da spartere, non hanno parole medicate per sanare i chiari, parole di poesia per resuscitare i morti, parole d'amore per seminare amore. Pece seminano, pece, recitano la letania du sonno e un lamento d'amore, che no. Addiventò una fossa la mia casa e tu, viva, non ritratto amore, non rizza mia, povera e macile sette figlie che ti torcevi per adattarmi, perdonami se non hai anima di ringraziare te e di vasare i domani a mi insegnare a fare musica. Perdonami o latte che mi dasse, si fece sangue avvelenato, felenivoro, carne marciuta e cuore macellato. A ripetermi come sempre, utose il labbario d'amore. Ora che ho storia, avuto risparmio tempo, e ha ragione in un'avia per giù. Mi venno a dire che fui un patriarca orbo che predicava gli orma felici. Si l'omini insarvagisci, si cuvano minnitta, e casa e famiglia a diventare ussadda e lucanna. Non mi metti da cruci. E si l'amuri, dico l'amuri, non è più poesia, ma sgridazzari di pazzi che cercano un odilio, a gioia di campare. Non ripetiti l'accusa. Non ripetiti l'accusa, si crido ancora al futuro, all'eternità da vita, e fiducioso all'uomo invento parole nuove che aiutano a lottare. Usaccio che sventolì una bannera vecchia, picco non sapi che aspiranza pitta ogni mattina chi colora di largo. A storia o dico gridando, non avi calannari, non conta iorna, non recita un rosario. Si ferma e vanno a reri, fa canzare i ciato, fa sommare coraggio e ripigliare un viaggio. Un terremoto distruggi, ammonzedda morti e macerie, abbatti mura e palazzi. L'uomini isolo, fanno parlare i peggi. Io i conosco l'uomini. Grazie. Concluderemo con due pagine in italiano dall'opera La paglia bruciata, un'opera in prosa. La mia vita vorrei scriverla cantando, ma ho la chitarra scordata e la voce catarrosa. Sarebbe una suonata ai sordi. Vero che è meglio cantare male che piangere bene, ma come faccio? Mi raccomando al Signore. Così faceva la balia che mi allattò. Chiudeva la porta, accendeva il lume, mi stendeva sul letto e cominciava a pregare.
Signore, salvatemi l'anima, datemi la salute, il pane quotidiano, il vino, l'acqua, il sale, e non dimenticate il pepe. Si rivolgeva a me. Ignazio, ripeti. Io ripetevo e lei continuava. Signore, scansatemi di tentazioni, di peccati mortali, di fame arretrata e di cattivi vicini. Io ripetevo, e lei, Signore, la notte è lunga, non mi lasciate sola, se viene il diavolo mi ruba il mio bambino. Ripetevo e tremavo. Vorrei scriverla cantando la mia vita, una serenata. L'intenzione è buona, ma mi accorgo che gli strumenti ci vogliono tutti. Ci vuole l'organo, il violino, la tromba. Anche le campane. La chitarra non basta. La vita non è soltanto rose e fiori, è un romanzo al giorno, cantato in do minore e in do maggiore. Se fosse coricarsi la sera, ad alzarsi la mattina, addormentarsi bambino e svegliarsi vecchio, la canterei in 3 minuti. Senza pensare all'altro ostacolo, quello di non poter dire tutta la verità. Voi altri vorreste il cuore della lattuga, io posso darvi appena le foglie. So che le foglie non servono, che la sostanza è nel cuore, ma il cuore della lattuga non si offre. Non lo offro io e nemmeno voi. Mettiamo il ferro alla porta. Ed è giusto, giusto, e non possiamo chiedere perdono a nessuno. Perché nella vita di ogni persona c'è un fatto, un gesto, un particolare, un pensiero che da solo basterebbe a disonorare per sempre. Io ho quasi 70 anni, ho girato parte del mondo, ho conosciuto e parlato con milioni di uomini, grandi e piccoli. Li ho setacciati, cotti nel brodo, e so fatti e segreti che non potrò mai dire. Dovrei cambiare paese e nazione. Se non posso nemmeno dire le cose semplici, come potrei svelare i fatti gravi? Chi nella fossa non si vergogna, e siete voi, è una confessione fra amici. Se lo dicessi a un prete, quello mi scomunicasse, e dire che è una fase pulita, poetica, mi piacciono le donne. È come cantare le bellezze della natura, mi piace il mare, lo posso dire, il sole, lo posso dire, il cielo di giorno e di notte stellato, lo posso dire. Posso dire 100.000 cose, ma se dico mi piacciono le donne, divento ridicolo. Il sugo del discorso qual è? Che sono più le cose che non si possono dire che quelle che si dicono. Mi piace mangiare la cioccolata, lo posso dire. Il gelato a fragola, al caffè, al pistacchio, pure. Il gelato ghiaccia i denti, si scioglie, diventa acqua. La donna no. Si mangia carne ed ossa, la bocca resta piena, lo stomaco ingrossa. Il gelato non sazia, la carne sazia. Prima lo dicevo e lo facevo. Cominciai a 15 anni. Ero bello io a 15 anni dietro il banco, pettinato alla moda e col grembiule bianco. Alle donne piacevo. Entravano in bottega. 100 grammi di salame, 100 grammi di formaggio. Tagliavo il salame, il formaggio e mi tagliavo le mani. Ho ancora le cicatrici. Guardavo le signore, non il coltello. Sbagliavo peso e misura. A quei tempi, per trovare una donna, ci volevano 7 carabinieri armati di ronda. Io mangiavo sarde salate, cacio pepato, la sete mi seccava la gola. Se le signore entrando fossero diventate acqua, me le sarei succhiate. Pane, l'avrei mangiato, mollica e crosta, a morsi. Che vita, meglio nelle camere a gas. Certe volte accecavo, la testa mi bolliva, la mettevo sotto il rubinetto, 5 minuti di bagno freddo, mi asciugavo, l'asciugatoio bruciava. Scusate di approfitto da giornalista, ma in realtà da mamma. È ghiotta l'occasione per farvi una domanda, avendo tutti i buttitta qui. Questo luogo potrà essere visitato dagli studenti? Non solo da giornalista, lo chiedo da mamma. No, certamente, certamente. Quindi sarà aperto.
per concludere l'evento, io, noi avremmo pensato, se il maestro è d'accordo, di farci un regalo. E il maestro ci suonerà qualcosa, non so che cosa lui ce lo dirà. Allora, sì, intanto, dove ti vuoi mettere? Ma preferisco stare di qua. Okay. Volevo dire solamente due cose, perché ascoltando queste meravigliose poesie, vedendo questo posto qui, mi sono chiesto perché io sono qui. Oltre all'amicizia che c'è con Emanuele, mi sono chiesto il perché della mia presenza qui, a far musica in un luogo dove che si è fatto poesia, e l'unica risposta che mi è venuta in mente è che, con molta modestia, dico è che ciò che mi accomuna con il maestro Buttitta e anche, devo dire, con il mio caro amico Emanuele è il talento. Il talento che è quella cosa che è quella cosa meravigliosa che tutti possediamo e che, se sfruttata, veramente ti apre gli orizzonti della tua stessa vita. Quindi con questa cosa qui volevo veramente dire a voi, nonne, mamme, nonni e papà, veramente di prendervi cura del talento dei vostri figli. Se io oggi sono qui è perché mio papà ha percepito che avevo del talento e ha fatto di tutto affinché quel talento venisse sfruttato, nel senso buono della parola, e messo al servizio proprio della mia stessa vita. Quindi credo che di aver capito il perché sono qui, ed è grazie al talento che io ho espresso in musica e il talento che il maestro Buttitta ha espresso fin da ragazzino, perché non è che capita tutti i giorni che ti metti a scrivere qualcosa e poi diventa una meravigliosa poesia. E credo che molti ragazzini hanno bisogno di sentir dire questa parola un'altra volta, perché si sta un pochettino allontanando dalle nostre vite. Il talento, tu hai talento, cura il tuo talento, perché non c'è cosa peggiore di un talento sprecato, secondo me. Adesso quello che io vi suono e viene da un altro grandissimo maestro di musica, che è Johann Sebastian Bach. Lui non scrisse nulla per il mio strumento, o veramente pochissime cose non solistiche. Io amo suonare la musica di Bach e intervengo moltissimo nella musica di altri strumenti. Quello che suonerò adesso è qualcosa tratto dalla suite di Bach per violoncello, è così. Thank you.
I'm going to go to the hospital.